Vabbè, lo proveremo Lo dopo. scopriremo solo vivendo. Quindi scendiamo di qua. E boom! Guarda come chiude la Ah, stai curva. attento con le canzoni che con le ultime modifiche al copyright di YouTube, ma ormai non siamo più tranquilli neanche per Vabbè, questo, addirittura. Permesso, guarda. palestra di Alto Ripoli. Salve a tutti. Buongiorno Lino. Allora, vediamo un po'. Di solito questi davano anche le bacche, mi sembra. Le bottiglie In d'acqua. questa palestra mia, ma lottare con Pokémon di tipo roccia. Il loro impaccio contro i tipi acqua o acciaio li rende adorabili. Cerca le frecce blu ed esamina la parete. Troverai dei punti di appoggio per scalarla. Wow, carina come palestra. Quindi acqua e acciaio. Allora, si passa da qui. Ah, perfetto. Quindi si gira intorno. Dobbiamo, penso, andare in tutti i punti possibili, battere tutti gli allenatori. Esatto. Ok, Ah, lì questa è c'è la pure per palestra. vedere. I nonnetti si fermano per ammirare il panorama Allora, mentre quindi da qua scalano. si scende, quindi scartiamo subito. Ora cambiamo i Pokémon. Allora, Green, addio. È roccia, quindi Iride, Appunto, Green e acqua. Frog. Però anche con Basken hanno le mosse di tipo lotta che ci possono Scusa, essere utili. ma non è... Il signore ha detto soltanto che sono deboli contro acciaio e acqua. Perché non ha nominato anche erba e lotta? Ma È lì solo ti dà delle... efficace? No, no, è super efficace. Vabbè, noi comunque abbiamo acqua e ghiaccio, giusto? Sì. Poi Andiamo. in caso abbiamo gli altri che ci possono aiutare. Saliamo di qui, innanzitutto vediamo un po' dove arriviamo. Questa che è la prima strada mi sa non è quella più giusta. Esatto, Ah, sicuramente sarà quella là dietro. quindi... Vabbè, ci saranno gli allenatori come sempre. Ah no, Ah no, è è la la stessa cosa. stessa. Sono stufo di allenamenti e scalate, ho bisogno di una pausa. Tan 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 tan. Parte la lotta, signori. Wow, hai visto quanto è nero? Ercolano. Quanto è nero, hai visto? Ercolano. Manca Pompei. Te lo ricordi il Pokémon di Spighetto? Ah, il nostro caro. Beh, comunque il nostro è un Pokémon molto elegante. Su questo non si può dire Comunque sta già per salire. niente. Al... Utilizziamo Raggio Aurora. Esatto. E il povero Dragon. Oh Non è no. KO. Anche se era super efficace per te perché Coleottero è roccia. Vabbè. Sì, roccia è Comunque super adesso efficace. sperimentiamo Natura Forza in palestra. Gemmoforza, che è normale, quindi io ho di tipo ghiaccio. Gemmoforza. Gemmoforza è di tipo roccia. Ah, perfetto. Roccia contro roccia. 292 e saliamo a livello 29. Molto bene. Nuove mosse? No, neanche per Con niente. Basken al Con Basking, 29. come sempre, sale prima degli altri. Relicant, cambiamo Pokémon. E mettiamo Green. Vai, vai. Poi è da veramente un secolo che non utilizziamo Froggy, ma purtroppo deve restare in panchina. Ahimè. Poi quando sarà evoluto alla fine. Comunque no, continuiamo, scusate. Utilizziamo Foglie Lama. Green utilizza Foglie Lama. E mandiamo KO Relicant. No, ma perché? I nostri Pokémon non levano veramente niente. Lo so che dobbiamo fare. Comunque ci fanno un sacco di danno con Comunque questa mossa. siamo molti livelli in più Normale. e una cosa. Beh, solo per questo, eh. Però vabbè, abbiamo tutti i tipi contro il Pokémon roccia. Veramente non possiamo perderla questa palestra, è troppo Sì. semplice per noi. E anche Relicant e KO, 837 punti esperienza. Era un osso duro, E saliamo al veramente. 29. E sale, penso, anche Froggy. Perfetto, anche Froggy sale al 29. Siamo al E completo. nessuno impara in niente, come sempre. Naturalmente. Questo, vabbè, ormai è routine. Saliamo. Destro, sinistra, destro, sinistra, destro, sinistra. Sinistra. Destra. Se lei Grazie. dice sinistra, io vado a destra. Sì. Allora, qua c'è il capopalestra, sicuro. Quindi se io vado di qua, c'è qualcos'altro? Ma non ti devi far No, ma è la ingannare stessa perché... cosa. Magari è simmetrica No, qua comunque. se te ne cadi, mi sa. No, 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 non amico. te ne È cadi. un'altra strada. Vediamo se aveva ragione lei, ma io sto cercando. Vedi che te ne... No, vabbè, ma no. Non è che ci sono le case. Anche di qua si può Ah, comunque passare. mi sa che la strada giusta è una sola. Allenatori È o... perfetto. Vabbè, almeno è questo che volevo fare, era sfidare questo Pensi di allenatore. potermi? Allora fatti sotto, sappi che quanto a me mi sento prontissimo! Povero microfono. Mi sono avvicinato e Oddio, hai non... visto quanto è ciccione? Baudelio, è bello piazzato, eh? Eccolo, il piccolo Roger Rola. Ricordo che ha vigore e con Così, ha vigore? vigore... Quindi dobbiamo ucciderlo in due mosse. Esatto, Perfetto. quindi anche un vento gelato. Vento gelato. E è molto veramente charme questo Pokémon.
veramente se ci fossero le gare con fiocchi avrebbe un sacco di successo. Che poi si evolve in una specie di tartaruga, in un lucertolone gigante, sì, tutto con il colore dell'arcobaleno. Raggio Aurora. Quindi non impara qualche mossa speciale tipo raggio arcobaleno? Boh, così, qualcosa del genere potrebbe. Già Raggio Aurora è... si avvicina all'essere la sua mossa speciale. Baudelio e KO. Ciao bel Baudelio. Come hanno fatto i nuovi avventurieri un po'. Andiamo giù. Beh, sono tipi robusti, ben piazzati. Devono avere un po' di pancia per resistere, certo, alla montagna. Certo, così fanno proprio crollare un versante della montagna direttamente. Ed eccoci qua con il prossimo allenatore, Sonia. Giovane speranza. Manda in campo Sorrock. Ciao Sorrock. Che ricordiamo a tutti non è di tipo fuoco ma è di tipo roccia e psico. Ma perché ti viene in mente il tipo fuoco? Ma perché un sole. Ma è una roccia. È una roccia. Raggio Aurora. Sì. Raggio Auroriamolo. Dai, Raggio Aurora. Prenti, madonna, non levano niente. Comunque penso allora levi più vento gelato. Eh sì. Io di potenza mi ricordo che era più forte Raggio Aurora. Vento gelato a noi e briniamo il nostro povero Sorrock. Hanno potenza identica, direi, soltanto che uno riduce la velocità. Quindi meglio vento gelato. Eh sì. Vabbè, ma tanto siamo sempre noi prima di attaccare. Usiamo forza antica. Sei sicuro di quel che fai? Sì, voglio vederla per la prima volta. Ma bella. Beh, sicuramente meglio di quello delle altre regioni. 726 punti esperienza, wow. E la prossima volta, e la prossima scelta sarà Lunechune. Speriamo di non morire qua, eh. Speriamo di non morire. Forza antica, direi. Vento gelato. Sei sicuro di quel che fai? Beh, leva più, scusa, forza antica. Eh sì. Come, sì? Penso di sì. No, di... Bene, ci ha addormentato. Cambiamo Pokémon. Io direi di mettere Combusken. Combi. E io invece metto Froakie. Ah, guarda un po'. Che bravo. Ma è da tanto tempo che non lo usiamo. Povero Froakie, è rimasto in panchina per troppo perché tempo. Perché Combusken da quanto tempo è che non lo usiamo? Da un po' di parte. Adesso usiamo anche Combusken. Psiconda. Mossa molto pericolosa. Vedi, se ci avesse usato Psiconda, Combusken mi avrebbe fatto più danno. Vedi, Psico contro volta. Quindi vedi, ho fatto bene. Utilizziamo Idro Pulsar. Dovremmo andarlo KO alla prima botta. Dai. Ed ecco che va giù. Va giù come la luna. Si alterna col sole. 726. Benissimo. Beh, abbiamo raccolto 1458 di esperienza. E così andiamo avanti. Adesso penso dovremmo essere arrivati al capo palestra. Al palestra capo. Saliam. Ancora manca un pochino. Questa è l'altra zona. Sì, comunque aveva fatto bene. Dovevamo andare a destra. E a sinistra, aveva ragione. Ehi, bell'avventuriero? Uomo? L'arrampicata alle lotte sono una questione di logica. Molto bene. Vedi, sono anche colti gli avventurieri. Guarda che bello, proprio bel piazzato. Bello, è più realistico, dai. Lidio Montanaro mette Rhino. Bello, cavalchiamolo. Contromossa contro il Rhino, cavalca. Comunque, una cosa che mi piace di questa generazione, non so se lo notate, tutti gli allenatori hanno Pokémon diversi. Anche perché hanno messo i Pokémon di tutte le generazioni. Ha usato una tomba di roccia. Ah, peccato. Vedi? Ghiaccio non è super efficace a roccia, mi sa che è il contrario. No, è tutte e due. Ghiaccio è super efficace a terra, non a roccia. Roccia è super efficace contro ghiaccio. No, efficace lo è. Ah, ecco perché non facevamo il super efficace. Io mi vado a fidare di lei. Poi ragazzi, voi non lo sapete, ma noi non sentiamo l'audio. Quindi se c'erano delle musichette che ci ricordavano il super efficace, noi non le sentiamo, mica siamo scemi. No, infatti. Perché poi arriva qualcuno e mi scrive: ma siete scemi che non sentite le canzoncine? Quindi io inizio un po' ad alterarmi. No, se pass, no, se pass. Passa, no, se pass. No, no, se pass. Borsa. Io comunque devo revitalizzare il Non l'abbiamo revitalizzato? Ancora non si sono sbloccate. No. Che pizza. Adesso come facciamo? Utilizziamo, va bene, idropulsa. Perché almeno volevo far salire la nostra piccola Iride al 30. Così resterà indietro con l'allenamento. Però. Vigore.
Che vogliamo fare? Scusa, prima non ce l'aveva Vigor come mossa. Dovremmo andare sicuramente a ricaricare la squadra. Sì, sì. Che non possiamo agire, ma noi utilizziamo attacco rapido. Siamo i veri ninja dell'acqua. Però che è paralizzato non può agire, perfetto. Sassata ma evita l'attacco. Vedi, anche paralizzati riusciamo a dare filo da torcere. Attacco rapido. E lo mandiamo KO. Rosepass non ha più energie. E così riceviamo un bel po' di esperienza. 337. La prossima scelta sarà Onix. Mi sembra Onix sia l'ultimo. Per gli amici. Che brutto Onix l'hanno fatto. Beh, Onix è sempre un brutto. Un po' più in 3D. Utilizziamo Hydro Pulsar. Non mi piaceva più nella Assino come l'avevano fatto. Utilizziamo Hydro Pulsar e non riusciamo a Assino e Aon hanno raggiunto il non plus ultra della bellezza veramente del gioco. Lega tutto. Però chi è paralizzato e non può agire ancora una volta. E Onix continua a stritolarci. Coraggio, Froggy. Basta un Hydro Pulsar. Onix utilizza azione. Ci leva sempre più vita. È inutile. Nei tre turni di rinunciamo. Vita siamo paralizzati. No, come rinunciamo? Non è possibile. Mirabel Froggy cantato. Ritorna nella sfera. Per tre volte di fila. Adesso facciamo quattro. No. Scommetti che qua finisce una. Hydro Pulsar. Mandiamo KO Onix e così saliamo a livello 30. E adesso direi dritti al Pokémon Center. Aspetta, prima vediamo se ci sono altri allenatori. Così li facciamo tutti fuori prima del capo palestra. Lidio, Montanaro, sei come una montagna troppo ardua da scalare. È come la canzone di Vecchioni, sei come una montagna troppo alta da scalare. Comunque vediamo un po', saliamo da bravi bimbi. Sì, qua c'è il capo palestra. Aspetta, dal capo palestra possiamo scendere giù direttamente? No. Di là, da quella secondo parte. Me non possiamo. Ma io credo che sì. Secondo che me ci me ferma? No, se non... Oddio. Sali. Vai via. Ah, aiuto. Ok, perfetto, possiamo scendere da qua. Oddio, che dobbiamo fare? Caduta buttarci. Libera? Buttarci. Ma non si può purtroppo buttarci, dobbiamo fare tante volte così, 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 così. Ecco, adesso possiamo invece... Benissimo. Ci ritroviamo qui subito... Fra 5 minuti, a presto. Rieccoci signori davanti al capo palestra. Davanti a Lino. E siamo pronti a farlo fuori. Anzi, possiamo proprio buttarlo giù di sotto e riprendere la... facciamo prima. Sfidiamolo il piccolo capo palestra di tipo roccia. Ti stavo aspettando con ansia. Non stavo più nella pelle per l'attesa. E sai perché? Perché voglio sfidarti, ovviamente. Sei stato molto in gamba a salire fin quassù scalando le pareti. Ma io non sarò da meno, con me hai trovato pane per i tuoi denti. Certo, i muscoli sono fondamentali nelle scalate, ma per vincere nelle lotte ci vuole ben altro. Hai capito? Ti fa sempre abbozzare, Lorenzo. Ed ecco qua che iniziamo subito la lotta. Albino. Linetto. Oh, sarebbe figo Albino. Parte la sfida di Lino Capopalestra per la medaglia. Oddio, sembrava un mattone quella medaglia. Amaura. Complimenti, dovevamo mettere con Basken. Amaura. Ah, wow. Ok, va bene. Chi è più forte? Noi. Allora, di tipo ghiaccio, forza antica. Vede. Ma serve a qualcosa. Era meglio con Basken, però. Forza antica. Vedi, vedi, LOL è super efficace. E così aumenta anche l'attacco. Hai visto? L'attacco e la difesa. Addirittura. Hai visto? Proprio sembra deciso dal destino. Ecco, questo pure è deciso dal destino. Ok, il capo palestra comunque ci dà come mossa tuononda, perché già tre allenatori l'hanno usata. Quindi vuol dire che è la mossa che ci regala. Che dovremmo insegnare ad un Pokémon per riuscire a calcolare, a catturare i leggendari. Ma questo non lo so se ci dà tuononda. Sì, sì, fidati. Utilizziamo forza antica. Dopo raggio aurora, accidenti. Beh, siamo belli potenti come Pokémon. Forza antica, antica, e così saliamo a livello 30 e possiamo anche cambiare il Pokémon con il piccolo Green. Adesso indovinate un po' chi ci sarà. Tan tan tan. Na. Beh, il dovrebbe imparare Coro. Oddio, già no, due Pokémon con Coro. Dimenticare. Beh, però è più forte di Naturforza. Vabbè, comunque no, lasciamo non stare. Proprio. Vediamo un po' Tyrunt. Cambiamo Pokémon. Green. Green. Adesso okay. Non ce l'ho presente il piccolo Tyrunt. È l'altro Pokémon alternativo al nostro. Ah, ok. Quindi se è più bello, mi arrabbio con te. Guarda. Vediamo Tyrunt. Sì, era più bello, lo sapevo. Ma è più forte il nostro nella combinazione tra i tipi in particolare. Sì. Anche se lui è Drago, non è male.
Ma con l'aggiunta del folletto ormai anche il drago. Avveleniamolo. Dobbiamo avvelenarlo. Tanto noi prendiamo il drago folletto, no? Abbiamo deciso. Giusto. Non è folletto, ti ricordo, è solo pestone, drago. Pestone, veleno polvere, evita l'attacco. Wow, è anche bello potente. Paolo, te non l'hai voluto scegliere. Ripeto, tu non l'hai voluto scegliere. Cambia, perché? Perché dobbiamo almeno infliggergli un attacco. Ok, gli hai regalato. Ma tu sei scemo. Tanto anche se gli regaliamo il nostro green. Oh mamma pazienza. Mia, ridammi il DS. Accidenti. Ma sembri sciocco. Almeno non così prendeva l'esperienza. Adesso è al 29. Ma pazienza, l'esperienza va bene, Lollo, ci penso io. Meno Pokémon, non credi? Ci penso io, allora. Idropulsar. Vai Froggy, utilizza Idropulsar. E così lo mandiamo a vita rossa. Roccio tomba. Si fa molti più danni di noi. E così ci leva anche un bel po' di vita. Adesso cambiamo Pokémon. Usiamo tutta la squadra. E mettiamo. Ma cos'è tutta la squadra? Che è? Beh, tutti devono combattere per eliminare l'avversario. La ruota della fortuna che gira tutti di il le volte. Il nemico comune deve essere abbattuto. Iperpozione. Bene, sarà un testa a testa tra Combusker e Tyrant. Vediamo chi vince. Era meglio utilizzare a questo punto. Basta, non contraddirmi. Utilizziamo doppio calcio. Combusker utilizza doppio calcio. Vedrai come ti farà fuori, eh. Sì, Lollo, ripetilo. Mentre vinco e prendo la medaglia roccia. Questa non si chiama strategia e una vittoria da grande stratega, ma si chiama vittoria da lato B. Oh, ecco. Lollo. Capisci? Ok, abbiamo vinto. A volte, anche impegnandosi al massimo, non si riesce a raggiungere il proprio scopo. Ma l'importante non è mai darsi per vinti. Affrontando te e la tua squadra ho potuto percepire una volontà indomita. La volontà di non arrendersi mai, con qualsiasi avversario in qualsiasi situazione. Voglio premiare il coraggio e lo spirito di squadra che avete dimostrato in questa ammirabile lotta. Ecco la medaglia rupe! Sto contando, mi sembra la sigla di Sinno. Riceve la medaglia rupe da Lino. Con la medaglia rupe sarà in perfetta armonia con tutti i Pokémon fino al livello 40, compresi quelli ricevuti tramite scambi. E poi ho anche un'altra cosa per te. Ah no, roccio tomba. Tiè. Sarebbe stramaicato l'onda però. Guarda, uno di tipo roccia che ti dà tua onda è proprio il massimo. Al massimo te la dà l'Em. Con roccio tomba il tuo Pokémon lancia delle rocce addosso al nemico. Le rocce cadute a terra inoltre limitano i movimenti dell'avversario riducendone la velocità. Hai superato le pareti impervie di questa palestra, ma ora devi pensare a come usare le tue doti in altri campi. Scopri come migliorare te stesso e la tua squadra di Pokémon. La risposta ti donerà il sorriso. E signori, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo concluso anche l'esplorazione di questa città. Ma prima dobbiamo prendere alcune Pokéball che ho visto durante il percorso. Non le possiamo. Sì, vabbè, dobbiamo tornare indietro, indietrissimo. E ci rivediamo direttamente al percorso. Bene, rieccoci qua. Innanzitutto abbiamo preso Snorlax nella nostra squadra e gli abbiamo insegnato la MN Forza. Quindi in questo modo dovremo riuscire ad entrare in quella caverna ed esplorarla. Al 100%. Prendiamo questa Pokéball, difesa X. Difesa ottimo, X, proprio. Molto bene. Ma in fondo era facile da prendere, quindi che cosa volevamo aspettarci? Adesso, nella prossima puntata, signori, torneremo sul promontorio e andremo ad esplorare anche quella caverna. Quindi ciao a tutti e alla prossima. Bye.